È un'altra figura molto amata della cultura italiana, ci ha lasciati, si è spento, novantenne Luciano De Crescenzo, dopo 2 settimane di ricovero in ospedale, a soli 2 giorni, lo ricordiamo, dalla morte di Andrea Camilleri. Napoli e l'Italia piangono, o professore, colui che ha fatto dell'ironia condita in maniera filosofica la sua bandiera espressiva. Al telefono abbiamo il nostro Vincenzo Mollica. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Allora, tu che l'hai conosciuto, lo hai intervistato, ci puoi regalare un ricordo? Ma il ricordo era, intanto, incontrare Luciano De Crescenzo non era mai un'occasione banale. Era sempre uno che ti lasciava qualcosa quando finivi l'intervista, oppure finivi un incontro amicale. Ti portavi dentro sempre un pensiero importante, qualcosa che ti sarebbe servito per la vita. Aveva un bellissimo sorriso Luciano De Crescenzo. Sì. Era un galantuomo, un vero signore, un uomo coltissimo, che ha saputo raccontare e rendere divulgare nozioni di filosofia, di miti greci. Poi è stato uno scrittore finissimo, di un umorismo strepitoso. Mi piace pensare che sia stato un maestro di ironia, di umorismo, che ha vissuto da filosofo. Bella Vista non è soltanto un libro su Napoli, che è stato poi, Luciano De Crescenzo, uno dei grandi cantori di Napoli, di quella Napoli positiva, bella, che di cui, diciamo, insieme a Renzo Arbore e a Maria Laurita sono testimoni alfieri, ma è stato soprattutto uno che, attraverso, raccontando Napoli, ha raccontato l'Italia, tutta l'Italia, ma forse tutta l'avventura umana, perché i suoi libri poi sono stati venduti in tutto il mondo, 18 milioni di copie sono un bel dato, non diciamo di poca occasione. Bella Vista è stato il suo, che è diventato un romanzo, tra l'altro scoperto da Maurizio Costanzo, Pontalloro. E poi ancora un film importante, perché lui è stato romanziere, saggista, attore, regista, è stato tutto e di più Luciano De Crescenzo, ma soprattutto era un uomo speciale, una persona speciale, che aveva sempre qualcosa nel cuore che ti sapeva accogliere, ti guardava con quegli occhi, come per dire, erano indagatori e nello stesso tempo accoglienti, capito? Amicali, festosi. E questo è il bel ricordo di Luciano. Grazie Vincenzo Mollica per il tuo ricordo. Grazie.